Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto Giampaolo Pansa, giornalista e scrittore. Buonasera, bentornato Marco Travaglio. Buonasera. Direttore del Fatto Quotidiano. Allora, Giampaolo Pansa ha appena pubblicato un nuovo libro che è la sua autobiografia, da un titolo molto promettente, Il rompiscatole. Allora, siccome ha già cominciato a fare il rompiscatole mentre andava in onda la sigla, dicendo che non abbiamo capito perché ha scritto questo rompiscatole, me lo dici allora, subito? Risposta possibilmente laconica. Me l'ha suggerito il nostro grande premier Matteo Renzi. Ah. Perché me l'ha suggerito? Me lo dici dopo. Te l'ha suggerito premier Matteo Renzi. Suspense, pubblicità. Allora, Giampaolo Pansa, le dico una serie di titoli di notizie di oggi. Le onde gravitazionali scoperte da un gruppo di scienziati italiani, americani, francesi. Il nuovo crollo delle borse, il fallimento di Banca Etruria. Bagnasco, capo della CEI, che chiede il voto segreto al Parlamento per le unioni civili. Il successo di Sanremo e la fine del tour della salma di Padre Pio. Qual è la notizia di oggi? Beh, ma la cosa che mi preoccupa di più è il crollo della borsa. Io non possiedo azioni, però vedo arrivare una tempesta che non sappiamo di che intensità sarà e quanto durerà. Quella. Poi tutto il resto, Padre Pio, boh. Le onde gravitazionali, non so cosa siano. Sanremo non mi piace, non lo sento mai. Qualche volta Adele vorrebbe sentire. E Bagnasco sentire. Che chiede il ma voto Bagnasco, segreto? Ma Bagnasco, io prima ho fatto una discussione con i suoi autori, non era ancora arrivato, ma Bagnasco è l'ambasciatore di una potenza straniera che, come tutte le potenze straniere che contano, cerca di ingerirsi nei nostri lavori. E quindi chi lo chiede? Ma io non mi stupivo, ma possa chiedere quello che vuole. Finché non chiede la testa di quelli che votano in modo che non piace al Vaticano, mi sento abbastanza tranquillo. Sì. Non mi allarma. Marco Travaglio, domani intanto il tuo giornale con cosa apre? Con quale ci saranno notizie? Tutte queste notizie, però noi abbiamo questa caratteristica di cercare di aprire con cose diverse da quelle dei telegiornali, altrimenti uno non si vede per quale motivo dovrebbe comprarlo un giornale se non gli dà qualcosa in più. E quindi noi apriremo su questo enorme sperpero che il governo farà per impallinare il referendum sulle trivelle. C'è il referendum contro le trivellazioni nel aprile, sud. No? Non hanno voluto fare l'election day, cioè accorparlo con le elezioni amministrative, quindi butteremo via più di 300 milioni di euro in tempi in cui non si trovano nemmeno i soldi per risarcire i risparmiatori delle banche, per mettere isolato questo referendum ad aprile nella speranza di farlo fallire affinché non raggiunga il quorum. Penso che sia una discreta vergogna, anche perché quando Berlusconi non accorpò i referendum alle elezioni amministrative, il PD di Renzi disse che era una vergogna e uno spreco, e adesso naturalmente fanno la stessa cosa. E cosa sta rischiando Pansa, visto che tu hai detto prima che ti preoccupa il crollo delle borse, insomma, ma questa nuova tempesta perché, finanziaria? Prima di tutto, cioè, non dal punto di vista personale, perché io non possiedo azioni, i miei risparmi sono in banca, nei conti correnti, e quindi dal punto di vista del mio interesse del giorno per giorno, non mi preoccupa, perché lo vedo come un sintomo di una tempesta che sta arrivando e che temo sarà molto pesante, e soprattutto perché c'è gente, visto che tra le notizie mi pare c'erano le proteste dei risparmiatori della Banca Etruria che non vengono risarciti. Quello è un altro aspetto del problema. Oggi è stato decretato il fallimento di Banca Etruria. Era chiaro che doveva fallire. Poi, vabbè, dobbiamo riaprire il caso della Boschi, che non ne frega nulla del bravo papà e quindi rimane lì e non c'è il conflitto di interessi. Sono tutte cose che abbiamo già letto, abbiamo già anche scritto, lo leggiamo tutti i giorni sia sul Libero, che il giornale per il quale lavoro, sia sul Fatto, che dirige Marco. Però da questo punto di vista noi non sappiamo. La cosa terribile è che prima si poteva prima, nel senso di fino a 7-8 anni fa, potevamo immaginare che cosa era possibile che accadesse. Oggi non lo immaginiamo più, cioè siamo come prigionieri di un fantastico romanzo horror
che può iniziare domani. Perché mi stupisce che non abbiate messo tra le notizie che se il califfato nero può impadronirsi dalla Libia o no. Ci manca solo il grande attentato a Roma di al-Baghdadi e dei suoi tagliagole e poi dopo siamo a posto. A parte che il governo cadrà, finirà, se ci fosse mai, speriamo che non ci sia. Renzi cadrebbe su questo, non ce la farebbe a reggere. Sulla Libia? No, sulla Libia, ma anche sugli attentati all'interno. C'è una cosa che mi meraviglia sempre. E per fortuna non ci sono gli attentati, insomma. Questa è la cosa curiosa. Ci sono in altri paesi, non soltanto del Medio Oriente, anche dell'Estremo Oriente, kamikaze dappertutto, quello che è accaduto a Parigi ce lo ricordiamo. E invece da noi c'è questa specie di, come dire, campana di vetro opaco che per ora ci difende. Perché non fanno attentati in Italia? Perché? Ve lo siete mai domandati? Forse perché sappiamo anche prevenirli, abbiamo anche dei servizi segreti che funzionano, un apparato di sicurezza che lavora bene, forse perché ci esponiamo molto meno di altri paesi come la Francia. Non partecipiamo ai bombardamenti in Siria, sulla Libia continuiamo a dire adesso arriviamo, ma da mesi si dice che arriviamo, poi non arriviamo e quindi poi siamo un luogo di transito, forse. Anche dal loro punto di vista l'idea di lasciare libero un corridoio di transito verso l'Europa non lo so, ma senza militarizzarlo non è, troppo non è un regalo amichevole che ci fa il califfato, convenienza. E quindi prima o poi questo regalo smetterà di apparire e a quel punto vedere come ce la cava la signora Gruber Panza a fare scongiuri su... sono abbastanza preparata su questo tema comunque quindi però speriamo che non abbiamo modo mica di parlare di attentati perché invece Travaglio oggi Renzi ha di nuovo parlato della sua visione dell'Europa, ha scritto una lettera a Repubblica, ha detto che non è per consenso interno che lui attacca l'Europa, ma perché se va avanti così l'Europa muore con questa austerità. Qual è l'obiettivo vero di Renzi? Io credo che non lo sappia neanche lui, se non il fatto che è un politico dotato di grande fiuto e quindi ha capito che in questo momento sparare sull'Europa porta voti. I generali argentini quando avevano difficoltà interne invadevano le Falkland, lui invade metaforicamente l'Europa, quali risultati ottenga con questo atteggiamento, a parte il progressivo isolamento dell'Italia, visto che non ci sono alleati che ci vengono dietro, non lo sappiamo. Tra l'altro la sua posizione sull'Europa cambia a seconda del tasso di umidità. Quando il governo Berlusconi ricevette la famosa lettera della BCE che ci dettava il menù delle cose da fare, massacro delle pensioni, eccetera, Renzi disse che era una lettera perfetta e che lui ci si riconosceva in pieno. E quello era la Bibbia del rigore e dell'austerità. Adesso scopriamo che è contro l'austerità. Quando le critiche all'austerità europea le faceva... Sono passati anche 5 anni, si potrebbe dire. Va benissimo. Dopodiché l'anno scorso Tsipras faceva queste critiche all'Europa, basta un'Europa di sola austerità. E Renzi con chi si schierò quando Tsipras sottopose al referendum queste politiche europee? Si schierò con la Merkel e con Juncker che dissero che i greci dovevano votare contro il referendum di Tsipras. Quindi è un po' ondivago e credo che sia partito così. Alla garibaldina, quando uno parte così alla garibaldina vuol dire che non ha chiaro l'obiettivo, perché prima di fare una guerra bisognerebbe mettere in discussione i trattati e soprattutto domandarsi se c'è qualcuno in grado di rafforzare la tua posizione, perché se vai lì gridi da solo e poi scappi sei come Woody Allen, no? Che vorrei entra nel Bronx, se... grida negri e poi se la dà a gambe. No, perché se su questo ma sei d'accordo, non mi pare tanto alla garibaldina. Di Marco che mi convince poco, perché noi abbiamo questa maledetta abitudine di sopravvalutare i capi dei nostri governi. Cioè lui non ha strategia perché non è capace di avercela. Ma questo è un signore che è stato prima presidente della provincia di Firenze, poi ha fatto un po' il sindaco, poi per la crisi terribile del sistema dei partiti italiani o del sistema politico ha assassinato un galantuomo come Enrico Letta
Enrico sta di sereno, dopo due giorni l'ho accoltellato e adesso così, questa è la naviga nel vuoto, sparacassate, sparacassate, cambia idea in tutti i momenti. Adesso ho pure inventato che bisogna fare le primarie per eleggere il nuovo, il successore di Juncker, ma domani non so che cosa può inventarsi. Allora lì evidentemente è uno che sta... Una volta c'era un'espressione molto volgare che non oso ripetere perché siamo in presenza di una signora, quando dicevano i napoletani affessa in mano creature, cioè il sesso con delle signore compiacenti messo nelle mani dei bambini. Questo è un signore che domani mattina può dire qualunque altra cosa e purtroppo può fare qualsiasi altra cosa, perché il suo grande alleato è la vigliaccheria congenita e la debolezza morale del sistema politico italiano. Ma basta vedere, cioè, noi citiamo continuamente Verdini o Bondi alla signora, ma vediamo continuamente gente che si precipita a inginocchiarsi qua e ci preoccupiamo. Devo solo ricordare che una fetta non minoritaria di elettorato non la pensa come te. Su Renzi, quindi siccome siamo in una democrazia, mi devo schierare con il comune sentire nei confronti del Ganassa? No, ricordo solo che perché qui lo siamo già anche qui a siamo Travaglio ogni tanto, mi pare che più o meno sia pure con delle accentuazioni verbali meno da vecchio signore di campagna come sono io, ce l'abbiamo tutti e tre. Tu non sei una tifosa di Renzi, per fortuna, se no non inviteresti. Io non sono tifosa di nessuno, per la verità, quando sono seduta qui. Marco, l'ho capito bene, anch'io continuo a dire che non sono tifoso di nessuno, però ci sono tra questi nessuno, ci sono i nessuno che mi piacciono e altri che mi fanno un po' schifo. Travaglio, qui hai trovato un rompiscatole più rompiscatole di te. Beh, ma io da ragazzino leggevo i libri di Pansa, ancora mi ricordo Carte false che mi sono riletto quest'estate, anzi l'altra estate, prima di scrivere Slurp. I miei modelli sono sempre stati Pansa, Montanelli, Bocca, anche se poi lui litigava con Bocca, ma comunque i bastian contrari, quelli che quando qualcuno va al governo gli fanno le pulci, quelli che appunto, i gufi. Lei poi adesso li chiamano i gufi, all'epoca erano i premi Pulitzer. Adesso dobbiamo pure difenderci. Allora, perché del fatto... ho scritto questo libro? Vorrei sapere perché sei stato ispirato da Renzi nella scrittura di questo libro. Sono ispirato da Renzi. Ce lo sto a spiegare, poi dopo tu ti sei girata subito su Travaglio, lo capisco pure, io sono un vecchio signore. Allora, perché lui come è arrivato a Palazzo Chigi, che cosa ha cominciato a fare? Ha cominciato a sputacchiare su tutti quelli, politici, professori, costituzionalisti, giornalisti, che non erano d'accordo con lui, li ha chiamati gufi, rosiconi, menagrami. Allora io ho detto, cavolo, ma io è tutta la vita. Allora che faccio il gufo? Devo scrivere una vita da gufo. E allora ecco l'ispirazione geniale che mi ha portato a scrivere, con l'aiuto di Adele, questo libro, che poi per le vicende editoriali, nel senso gli editori sono molto più seri dei loro autori e spesso sbagliano, che ci vogliono anche degli autori monelli, io mi ritengo. E volevo intitolarlo Una vita da gufo, poi l'abbiamo intitolato, un titolo che abbiamo trovato noi da soli, e l'abbiamo poi imposto alla Rizzoli, che era il rompiscatole. D'altra parte mia madre, personaggio che ricorre molto in queste pagine, mi diceva sempre, Giampa, rompi, rompi, ma rompi sempre, perché vuoi sapere la rava la fava di tutto, chiedi sempre perché, non ti accontenti delle risposte che ti danno, vuoi sempre saperla più lunga degli altri, quindi rompiscatole, perfetto. Penso di aver tra l'altro i titoli dei libri, il più breve è Slurp il suo, però i titoli dei libri non debbano essere di 50 battute, devono essere un colpo di fucile. Spero che questo si riveli un colpo di fucile. Allora, andiamo... È un libro divertente. È un libro divertente. Allora andiamo a vederlo un po' meglio questo libro con il punto di Paolo Pagliaro, perché Rompiscatole è appunto un titolo di merito che tu assegni a te stesso e anche Marco Travaglio. Beh, ma un altro rompiscatolo è lui. Poi non potrà più usare questo titolo, può fare Una vita da gufo. Glielo cedo, gratis. Allora, vediamo il punto di Paolo Pagliaro.
Per molto tempo campione del giornalismo di sinistra, poi prima firma del giornalismo di destra e della storiografia revisionista, Giampaolo Pansa festeggia gli 80 anni regalando a se stesso e ai suoi numerosi lettori una cronaca autobiografica che è anche un compendio di storia patria. Intreccio inevitabile, visto che l'autobiografia di Pansa, maestro nell'arte del ritratto, è soprattutto la sua storia professionale. E la sua storia professionale è la storia della nostra politica, del nostro costume e del nostro giornalismo. Dopo aver coniato tanti soprannomi per i protagonisti delle sue cronache, da Forlani Coniglio Mannaro a Bertinotti Parolaio Rosso, per sé e la copertina del suo libro, Pansa ha scelto un nickname, il Rompiscatole, che sembra poco impegnativo, ma in realtà è molto ambizioso. Perché il Rompiscatole, spiega, è un tizio a cui non va di obbedire e neppure di comandare. Cerca di vedere le cose con occhio insolito, si inoltra su terreni che nessuno vuole esplorare, ama contraddire gli altri, ma accetta di essere contraddetto. L'autoritratto è ineccepibile per quanto riguarda la capacità di andare controcorrente e di tenere sempre accesa la fiammella della curiosità, ma che a Pansa vada bene di essere contraddetto sarebbe invece tutto da dimostrare, visti i combattimenti senza esclusione di colpi che ingaggia con i suoi critici da circa 3 lustri, da quando cioè è uscito Il sangue dei vinti, il primo dei suoi libri sulla guerra civile italiana e sulla violenza dei vincitori. Pansa non solo non teme le mischie, ma come molti ragazzacci si diverte a provocarle, che è probabilmente un modo per arrivare al dunque e anche per restare giovani. Allora Marco Travaglio, tu hai accennato anche prima a questo pensiero che i giornalisti devono sempre essere dei rompiscatole con chi sta al potere, ma questo non è poi sempre vero, soprattutto in un paese come l'Italia, che è piuttosto inamovibile su tutto, piuttosto reticente ai cambiamenti. E meno male che ci siamo almeno noi che movimentiamo un po' le acque, se no sarebbe uno stagno ancora più puzzolente e stagnante di quello che è. Io credo che se abbiamo una funzione... Ma perché dov'è questo stagno puzzolente, scusa? Beh, insomma, basta che ti aggiri nel panorama della grande informazione e vedi semplicemente delle gran veline gabellate per notizie. Io penso che invece il gusto di andare a vedere che cosa c'è dietro, di non accontentarsi delle dichiarazioni ufficiali, di dubitare sempre della parola dell'ipse dixit, sia l'unico modo di fare il nostro mestiere divertente ma anche utile. Altrimenti, voglio dire, bastano Porta a Porta e il dottor Filippo Sensi dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio, e prima Gianni Letta e l'ufficio stampa di Berlusconi, e prima i turiferari di Monti. Insomma, quante balle abbiamo smascherato. Se l'avessero fatto tutti, probabilmente certi governi indecenti se ne sarebbero andati a casa anche un po' prima. Il problema è che se poi lo fanno in pochi, allora passano immediatamente per dei soggetti bizzarri, dei rompiscatole, ed è facile anche isolarli. Ricordiamo se che, uno va, insomma, all'estero, i giornalisti fanno questo, quello, non fanno altro. Ricordiamo che comunque ci sono sempre state delle regolari elezioni, Pansa, però voglio sapere se anche tu sei così tu pessimista sulla nostra categoria, perché io non sono... Elezioni. No, dico, sono una persona che hanno avuto... Ma che fai, sei diventata una sostenitrice? No, ma con voi due devo ricordare sempre che intanto non tutto il panorama giornalistico è così negativo come l'ha descritto Marco Travaglio. Non ti danno il pranzo, ti danno la micchetta e un po' d'acqua. Cosa. Perché dovremmo essere un paese che guida l'Europa secondo il nostro premier soltanto perché ogni tanto andiamo a votare? Ma io non penso che il metro per giudicare la democrazia di un paese sia soltanto il voto, forse perché io ormai non vado più a votare da un pezzo, quindi. Però quello che io vedo invece è che manca, e Travaglio l'ha ricordato bene, ci avete raccomandato di non fare troppo pappa e ciccia insieme, però di fatto, sia pure con modi diversi, anche dovuti alla mia età veneranda, alla sua più giovane età, siamo d'accordo su molte cose. Ma tu che cosa pensi possa accadere a un paese come questo, nelle mani di un presidente del Consiglio come questo? Ma io ogni mattina... che anche un paese come questo è fatto dagli italiani. Ma è fatto anche dagli italiani, ma se un sacco di italiani non contano nulla. Fai tu anche ma guardalo lì, scusa. Stamattina lui deve aver chiamato ieri Calabresi. Gli avrà detto, c'ho una lettera un po' lunga
tu me la devi pubblicare domani. Pensi che sia avvenuto in modo diverso? Non vedo però niente di male in questo. Ma no, niente, cioè... ma perché allora, ascolta, ma perché allora un giornale importante come Repubblica deve pubblicare la lettera del Premier senza almeno una riga di commento per dire pubblichiamo volentieri oppure pubblichiamo con dispiacere? Probabilmente ci sarà la risposta di Scalfari, no? Ma dai, ma sì, Pubblica domani. Ma non ti riconosco più, ma tu sei una ragazza, sei sempre stata no, una ragazza. No, io sono sempre rimasta con la pistola una ragazza in mano. Che diciamo la pistola, usa che fai? Spari il a salve, cervello scusa. E cerca di fare delle domande, anche a due rompiscatole come voi. Marco Travaglio, allora Renzi non ha un buon rapporto con i rompiscatole, mi pare di capire. E i predecessori erano meglio? Aveva ottimi. No, beh, c'è una lunga tradizione di allergia al giornalismo libero e indipendente. Insomma, non ci possiamo dimenticare nulla, non è che l'ha inventato Renzi la demonizzazione del dissenso. Quello che mette tristezza in lui è che è un ragazzo insomma, è una persona di 40 anni che aveva promesso un nuovo modo di fare politica e che quando faceva l'outsider dentro al PD gli piacevano molto i giornali e i giornalisti rompiscatole. Perché? Perché stava dando la scalata a un sistema che prometteva di cambiare. E io ricordo tantissime parole d'ordine che a me piacevano e che quindi io auspicavo che un giorno lui fosse messo alla prova per poterci dimostrare che cosa voleva fare. Purtroppo nel momento in cui ha coltellato Letta e è andato al posto di Letta si è immediatamente acconciato e su certe cose ha fatto le stesse cose dei suoi predecessori. Su altri temi addirittura ha fatto peggio. Su altri temi addirittura ha fatto peggio. Questo attacco continuo ai giornali liberi, cioè, è imbarazzante. Allora, ma non mi stupirei che un giorno... Non Renzi, ma il suo guru Scelsi, e chiamasse Cairo e dicesse questa Gruber a fare 8:30 non mi va bene, cambiala. E lì bisogna poi vedere cosa decide Cairo. Ma noi abbiamo sta accumulando un potere gigantesco. Autonomo e libero, ma voleva sai. Affidare al suo amico Carrai persino il controllo sui servizi di sicurezza. Comunque ti posso rassicurare, Urbano Cairo è un editore libero e noi credo che siamo la prova tutte le sere. Sai come diceva una volta mia madre, che aveva una modisteria importante ed era una signora che conosceva il mondo, diceva quella ragazza è una ragazza per bene per il momento. Oggi mi viene da fare corna tutto il tempo. La cosa che mi fa spavento del signore che abbiamo qui effigiato, ma guarda la foto che ci hanno messo, pure Iella, è che lui può fare qualunque cosa in qualunque momento. Perché? Ma certamente lui avrà il 50% della colpa, ma il 50% sono intanto della famosa opposizione Dem di sinistra che non esiste più, e poi il centrodestra che veramente mia nonna avrebbe detto i piedi di Cristo. Scusa. Ma guardate, cioè, quando esce fuori una signora che pure dovrebbe essere intelligente, che propone come candidata al sindaco di Roma una signora altrettanto intelligente e brava, che fa la conduttrice televisiva e che ha un nome importante, che ricorda un generale dei carabinieri Rita al quale dobbiamo chiesa. Molto, ma che dalla ecco, chiesa... Posso solo interromperti un attimo, perché... Riparto dal centrodestra allora e vi chiedo a entrambi. Il centrodestra sembra in uno stato confusionale, no? Non è che non sembra. L'unica cosa che è chiara è che non c'è leadership. Come se ne esce, Marco Travaglio? E poi vorrei sapere. Io ricordo quando Montanelli, ma nel 94, disse: grazie a Berlusconi vedrete che il centrodestra, la parola destra per 50 anni diventerà impronunciabile, non si potrà più pronunciare. Era una previsione che è diventata una maledizione. Questo sta avvenendo. C'è una fuga dei candidati, c'è un disastro totale. È la prima volta che il conflitto di interessi di Berlusconi, anziché danneggiare i suoi concorrenti, danneggia i suoi parlamentari, i suoi adepti, i suoi elettori, nel senso che non vedono l'ora che si metta da parte e che lasci spazio a chi sarà o a chi deve essere.
E invece c'è questa presenza incombente che ormai serve solo a impedire che venga fuori una leadership nuova e credibile. E questo è un problema grosso, soprattutto davanti a un premier bulimico di potere come Renzi. Il fatto che non ci sia un centrodestra forte è un altro problema, perché le democrazie non si reggono senza l'opposizione. Meno male da un certo punto di vista che ci sono sti ragazzi dei 5 Stelle che magari facendo casino però un po' di opposizione la fanno, perché se dovessimo aspettare il centrodestra, quei pochi che non sono ancora passati con Renzi stanno lì ad aspettare ordini che non arrivano, perché è una scena da deserto dei tartari questa. Non... aspettano un candidato, lui non glielo dice, loro non lo trovano e inventano appunto le rite dalla Chiesa, personaggi improbabili. Sei... e intanto i loro elettori però esistono. Allora, il problema è questo. Voi siete troppo giovani e non vi potete ricordare cosa è successo l'8 settembre 1943. Abbiamo letto qualcosa. Avete letto, bravi, perfetto. Si è disfatto tutto. Si era prima disfatto il governo Mussolini nel luglio di quell'anno, poi l'armistizio, poi la dissoluzione delle forze armate italiane. Allora, nel centrodestra le cose che ha detto un istante fa Travaglio sono tutte vere, sono quelle che vediamo, che scriviamo. Che per fortuna, finché sarà possibile scrivere queste cose sui giornali che oggi ci ospitano e pagano le nostre illuminate osservazioni. L'unico modo per reagire è se, ammesso che esista un'opinione pubblica di centrodestra, e io so che esiste, perché vivo in un piccolo paese e quindi tanto io che Adele mi capita sempre di incontrare persone. Voi vivete in una grande città, tu vivi nel tuo bunker, lui vive nel suo bunker, perché parlo del bunker professionale. Io invece sono un signore che fa il pensionato. E quindi come se ne esce? C'è, bisogna sapere solo se c'è una rivolta della prima fila, nel senso della quella più bassa e la più debole, di questa area moderata che rivendica l'uso di questa bandiera. E lo fa tagliando la testa non soltanto Berlusconi, ma anche a una quantità di altre signore e signori che stanno in quell'area politica. Se non lo fa così, l'osservazione che ha fatto Travaglio è un'osservazione che abbiamo fatto in tanti, ma rischia di essere ripetitiva e abbastanza banale. Cioè il governo non ha un'opposizione vera che lo controlla, quel paese è destinato fatalmente a rovinarsi da solo, a diventare qualcosa di molto simile a una dittatura. Questa è giusto poi per chiudere con un po' di ottimismo. Sento. Allora, io adesso però devo chiudere. Ricordo che il Fatto Quotidiano domani esce con il supplemento che si chiama Buono. Il nostro inserto, sì, domani, ecco. Consigli dello chef Oldani. Ecco, domani consigli dello chef Oldani. Io ricordo ancora il libro di Giampaolo Panza, Il rompiscatole, come ne avete avuto, diciamo, un esempio in questa trasmissione di 8:30. Ma tu non hai visto la foto di quarta di copertina? È edito da... Sì, questo immagino che sia tu. C'è scritto. Vabbè. Ecco, Il rompiscatole, edito da Rizzoli.